C'era una volta un falegname che, non avendo un figlio vicino, prese un bel tronco dal suo legname per costruirsi un burattino. Tagliò quel legno con grande cura tutta una notte fino al mattino, e poi fu preso dalla paura quando quel legno chiamò Papino. La voce veniva dal tronco di pino, ormai trasformato in un burattino, così che Geppetto, strizzandogli l'occhio, chiamò il burattino Bambino Pinocchio. Ormai tutto il mondo conosce la storia, si legge, si ascolta e si impara a memoria. Ha ormai 100 anni, ma è sempre attuale. Evviva Pinocchio, bambino speciale! E dopo strizza l'occhio, così che per intero tu leggerai Pinocchio. Accendi un grosso fuoco, così dal fumo nero è nato Mangiafuoco. Fatti, e dopo aggiungi na, ed ecco la fatina azzurra di bontà. Pino, da un burattino sciocco è nato un bel bambino che chiamasi Pinocchio. Volpe, il suo compagno matto, suo parlar sincero.